qualcuno mi aveva detto, adesso lo possiamo svelare, prima di questo Super 8 io quest'anno della classifica cannonieri me ne frego, quest'anno io vinco lo scudetto. Pasquale, è andata così? Veramente abbiamo vinto tutte le cose, perché mio fratello Giunigno, venuto da tanto lontano, ha preso quella coppa che da anni era mia, però sono strafelice di averla forse non data a lui, ma lui l'ha strameritata, perché già subito dall'inizio ha dimostrato di essere un campione. Però io quando faccio una promessa la mantengo. Senti, ma la fascia che ti ha regalato Totti c'entra qualcosa secondo te? Ma secondo me sì, guarda, da un fedele napoletano devo ringraziare Capitan Totti che mi ha donato la sua fascia, visto che lui non la dà mai a nessuno, nemmeno quando esce dal campo. Vedendo in TV quello che entra con un'altra fascia, quindi per me è un onore indossarla e lo ringrazio tanto di avermela donata. Giunigno, allora, t'ho premiato miglior giocatore, ti posso dire la cosa che mi ha impressionato di te? Cioè il fatto che tu faccia gol ce l'hai, però hai giocato in fase difensiva in maniera pazzesca, soprattutto su Brian. Certo, questa è una cosa che abbiamo parlato prima, mi si è preparato questa partita così. Lo sappiamo la forza di Brian, anche per quello ha vinto il meglio calciatore del campionato. Però meno, voglio dire una cosa, meno male che lui ha fregato questo, però tutto a casa adesso, tutto della Roma. Senti, sai cosa significa vincere uno scudetto a Roma? Che il prossimo anno ancora parleranno di te i tifosi. Questo è bello, questo è bello. Io volevo venire qua per lui, per tutta la storia, una volta quasi veniva, adesso è concreto, sono troppo felice. Arthur, famiglia, un beijo pra vocês, isso aqui meu filho, isso aqui é pra vocês, pra minha família, eu disse que ia conseguir isso pra vocês, scusa se parlo português. No, devi parlare português. E agora eu consegui isso pra vocês, mais um pra gente, um beijo pra vocês. Ha salutato la famiglia come ha fatto tante volte in questo superetto, il figlio, la moglie, e adesso siamo con chi ha fatto in modo che questa cosa potesse accadere, mettendo insieme un gruppo di campioni, dovendoli gestire, non è facile, perché sono personalità forti. Pasquale è una di queste sicuramente, anche perché è il capitano. Mister, insomma, alla fine però ce l'avete fatta, siete riusciti. Non era facile tenere insieme un gruppo di giocatori così importanti, perché non è mai facile portarli a vittoria. Ti faccio un esempio roboante, il Brasile dell'82. No, ma infatti, però le difficoltà portano a gioire ancora in maniera migliore. Io ringrazio, perché io ho fatto pochissimo, io dico sempre quando alleno le squadre, io faccio pochissimo come allenatore, come motivatore, i ragazzi che vanno in campo, questi sono ragazzi che sono di un'altra categoria. E ringrazio loro perché io ho fatto pochissimo. La soddisfazione è bellissima, perché vincere a Roma, vincere un derby e togliere lo scudetto dalle mani della Lazio è la cosa più bella che c'è. E allora siamo noi, siamo noi, siamo noi, siamo noi, i campioni dell'Italia siamo noi. Grazie Paolo. Sono loro i campioni dell'Italia, mi pare di aver capito che sono loro. Vai Pasquale. Sente, questa coppa e questo campionato lo dedico alla mia futura moglie e l'anno prossimo continuerò a giocare al Super 8 da sposato, ed è la cosa più bella del mondo, indossare lo scudetto, giocare e realizzare il sogno della mia vita. Auguri, grazie amore mio, ti amo. Auguri. Allora vale tutto anche per me, i sacrifici della mia famiglia, che posso, ti garantisco che sono tanti. Grazie, grazie Antonio, grazie Marina, grazie Rosanna. Allora, datemi Zanardi. Oh, basta! Allora, scusate, mi spiegate sta cosa? Ma te sta stretto o no sto ruolo di riserva di Carotenuto? Oggi non avete visto, non si è mosso, sto vecchio. È arrivato, basta. Grazie amore. Allora, avevamo fatto uno scherzo ieri con Moi, che aveva fatto finta di dare addosso a Pasquale. Ovviamente fa parte dello spirito del Super 8. Pasquale, quando hai capito di aver vinto lo scudetto? 4-2? Guarda, è stata una sofferenza di 36 minuti, credimi. Forse ancora devo realizzare, dico la verità, perché
Sembrava che non finisse mai questa partita. Falli su falli, tiri liberi, quasi da sotto la porta. Devo ringraziare il porterone Zanardi che in un paio di occasioni ha chiuso la porta. E forse era su Fred. Sì, sì, sicuramente, dal limite dell'area. Quindi questo veramente è un merito di tutta la squadra, credimi. È un'emozione grandissima. Ringrazio tutti a uno che sono stati grandiosi dal primo giorno ad oggi.